Bernardo, è finito questo consiglio comunale, diciamo, un po' particolare. La maggioranza è scappata sui punti dell'ordine del giorno che la stessa aveva messo, sembra che ci sia qualche continuo mal di pancia, ma tocchiamo un attimo i punti che si sono toccati: l'arrivo di Viricelli, questa variante infinita delle problematiche di Montevezzi e di Viarenella per arrivare al segretario Amodio con la convenzione con Barano. L'arrivo di Viricelli è stato un momento importante, perché Viricelli ha fatto delle affermazioni molto ma molto importanti su evidenziando problemi atavici che abbiamo nella nostra comunità. Dimentica purtroppo di essersi iscritto al Partito Democratico, di aver dichiarato di far parte del Partito Democratico che sta governando questo comune. Ora io l'ho invitato a essere coerente con le cose che ha detto. Cioè, adesso lo vedremo alla prova dei fatti, perché qua tutti quanti possiamo parlare ed esporre i problemi. La realtà poi è quando dovremo assumere delle decisioni, capire se adeguarsi a ordini di scuderia, di partito o di amministrazione, o lavorare e decidere per gli interessi del paese. A Pinicelli noi siamo sicuri che sarà coerente e lo andremo a verificare a breve. Per quanto riguarda questa questione dell'Arenella, guarda, è qualcosa di scandaloso. Noi dopo 9 anni dalla frana che è avvenuta, oggi approviamo una variante che potrebbe, diciamo ancora potrebbe, consentire di iniziare dei lavori che sono quelli di fare una fognatura. È una parte infinitesimale di questo progetto. Cosa succederà per l'allargamento, le vie di fuga su via Tirabella? Cosa succederà per gli appartamenti da costruire? Nulla si sa. Tutto ancora in mente dei, possiamo dire. Allora è scandaloso, perché io sono sicuro che sulla disgrazia dell'Arenella i funzionari regionali si sono presi compensi molto ma molto consistenti, sotto forma di progettazione, sotto forma di incentivi alla produttività. Oggi va di moda, ogni tanto si prende questa. Allora dobbiamo finire che sulle disgrazie della gente diventa occasione per l'arricchimento della burocrazia inefficiente. Quindi io abbiamo chiesto all'amministrazione di riferire il Consiglio sull'intera tematica e come si stanno dando da fare per chiedere il commissariamento dell'Arcadis per la vicenda del depuratore, chiedessero il commissariamento anche dell'Arcadis per la vicenda Arenella. 9 anni sono già tanti senza aver fatto niente. Per quanto riguarda il segretario, noi abbiamo un segretario in convenzione con un altro comune. Cerchiamo di farlo passare come un risparmio, sai, il segretario ci costa di meno. Il risparmio non è, perché quando un segretario sta su 2 comuni il suo stipendio si incrementa del 25% e quindi noi la percentuale nostra è pari al costo del segretario, quantomeno si avvicina, al costo del segretario se lo abbiamo full time. Allora non è più logico tenerci un funzionario, un segretario full time e magari mandando via qualche inutile dirigente che costa tantissimo a questo comune, risparmieremo tantissimi soldi. Ma ovviamente su questa questione dei dirigenti, del cerchio magico, di tutte queste cose, questi della maggioranza non hanno la forza di contraddire il capo e ancora una volta chinano la testa rispetto ai voleri di Giosi Ferrandino. Grazie.